Ci sono momenti che cambiano una vita, giornate tranquille che precipitano in un incubo. A me è sembrata una giornata intera, una cosa che non sarebbe più finita. Proprio quello che è accaduto il 20 marzo 2019 a San Donato Milanese. Meritate il dolore più grande, il dolore più grande che si possa immaginare. Uno scuolabus corre in direzione di Linate. A bordo due classi scolastiche, bambini, insegnanti. Se fate qualcosa, io sparo e quindi non solo esplode, ma magari qualcuno di voi si becca anche un proiettile addosso. Una mattina come tante viene squarciata d'improvviso dalla follia criminale di un atto terroristico. Questo non è un film, è una storia vera. Le emozioni erano tutte qua dentro. Guarì cercavo di non far trasparire. È ora di aprire gli occhi. È ora di aprire gli occhi. È l'autista che ha legato, minacciato 51 ragazzini. Benzina. 40 minuti di terrore. Lo scopo principale era quello di salvare i bambini. Ho pensato che in quel momento forse questa era l'ultima cosa che facevo nella mia vita. Riuscirò a farcela? Ce la faremo tutti insieme? Ma chi è che vi sta tenendo in ostaggio? Il guidatore ha un coltello in mano, chiama qualcuno, non è un film.